I carabinieri della stazione locale sono intervenuti in regime di urgenza lunedì su richiesta della madre preoccupata di una ragazza di Piovene Rocchette prima che la situazione degenerasse in violenza, visto che lo spasimante non voleva sentire ragioni, arrivando al punto di introdursi in casa altrui senza alcun invito né permesso. A renderlo noto il comando dell'arma dopo l'arresto, risalente a 3 giorni fa, di un giovane di 24 anni di origini rumene ma cresciuto nell'Alto Vicentino. Attualmente senza fissa dimora. Nei suoi confronti due sono i capi d'accusa, atti persecutori e violazione di domicilio. Solo pochi giorni prima del tentativo di introdursi nella proprietà della famiglia, la stessa vittima delle attenzioni morbose, si era recata nella caserma di Piovene per rendere edotti i rappresentanti delle forze dell'ordine. Una situazione sempre più tesa che si protraeva dal mese di settembre attraverso continue richieste di incontri, messaggi sui social, fino a notare la presenza dell'individuo appostato nei pressi del domicilio della ragazza. Il cittadino rumeno talvolta era stato visto anche nel cortile interno, abusivamente. Un comportamento fuori controllo che pare traesse stimolo da una mera conoscenza risalente alle scuole medie. Lunedì pomeriggio lo spasimante si è presentato di nuovo a casa della Piovenese, scavalcando il muretto perimetrale e prendendo a pugni la porta d'ingresso, urlando e pretendendo un colloquio a viva voce. La madre ha chiesto aiuto al 112, facendo giungere così la pattuglia della stazione vicina, che ha preso in consegno il 24enne, avviando l'iter dell'arresto. Attualmente si trova in carcere a Vicenza in attesa dell'udienza di convalida da parte del GIP di Vicenza.